Siamo con coach Massimo Monfreda al termine di gara 2, semifinale playoff promozione. È andata male a Lavola Alto Caserta, sconfitta 3-1 in casa. Coach, una sconfitta che questa fa veramente male. Sì, perché era una buona occasione. Mi dispiace per l'infortunio per Flo, una perdita importante. Comunque mi aspettavo una reazione ben diversa dalle ragazze, un atteggiamento ben diverso. Come l'avevano loro, cattive, sapevano che dovevano giocarsi tutto e ci hanno messo l'anima. Noi invece speravamo, pensavamo che in casa forse avrebbero fatto una passeggiata, e invece questa passeggiata non l'hanno fatta, hanno dimostrato quanto sono bravi, e se si sono classificate per disputare i playoff, qualcosa di buono dovevano pure aver fatto. Mi dispiace perché abbiamo fatto una gara non bellissima, con un atteggiamento non adatto. Ho invocato calma e tranquillità in certi momenti, non farci prendere dal nervosismo, però avevo chiesto di forzare il servizio. C'era questo timore, non so di che cosa, forse paura di sbagliare, non lo so. Fatto sta che la paura ci ha condizionato in molte scelte, in molte decisioni. Quindi coach, alla fine, ecco, dalle tue parole una sconfitta che si può spiegare non tanto, come dire, tecnicamente, ma quando veramente poi nell'atteggiamento mentale della squadra. Sì, è quello che secondo me che ha fatto la differenza tra la gara 1 e gara 2. Noi siamo andati lì con tanta fame, tanta voglia di dimostrare quanto di buono stiamo facendo, e l'abbiamo dimostrato con una certa aggressività. Abbiamo difeso, abbiamo recuperato tanti palloni. Per esempio, il primo set stasera abbiamo perso quando abbiamo avuto la palla per andare o per chiuderlo o per andare un punto sopra su 24-23, se non ricordo male, e invece l'abbiamo sciupata. Cioè, quando c'è questi palloni, queste occasioni, e quando poi fai una vittoria di un set in rimonta, è importante dal punto di vista mentale, caratteriale, da forza. Invece l'abbiamo sprecata, e quindi di conseguenza vuol dire che mentalmente non eravamo, non avevamo quella mentalità assassina, quella mentalità da killer di chiudere quando si aveva l'occasione. Abbiamo lasciato giocare, loro si sono dimostrati la squadra buona che sapevamo, e ci hanno castigato. Ora bisogna andare a vedere gara 3, bisogna resettare e andarci a giocare lì a Perugia.